We get it almost every night when that Benvenuti in diretta a Chiacchiere Caffè. Siamo sempre qui a tenervi compagnia con tanti caffè, e tanti ospiti da bere insieme. Allora, la puntata di oggi è tutta dedicata alla danza. Così, questa musa meravigliosa, Tersicore. Che ci ispira tantissimi sogni e tantissima immaginazione. Avremo come, come ospite Caterina di Napoli, direttrice artistica di Danza City. Ma prima di ospitare qui Caterina, abbiamo un altro ospite, Flavio Rodeghiero, che in cinque minuti. Buongiorno, Flavio. Eh, darà una bellissima notizia per tutto quello che riguarda il mondo studentesco. Perché, anticipo brevemente, il Consiglio europeo per le questioni studentesche ha approvato, vero Flavio? Quindi certo. sosterrà il forum europeo per il diritto allo studio, che si terrà. A Padova dal 30 di settembre al 3 ottobre 2010. Anticipiamo la notizia perché è di martedì scorso, vero? Sì, è molto recente. Esatto, questa approvazione a livello europeo, quindi Flavio, passo a te la parola, così, perché Padova insomma, diventerà una vetrina importantissima per tutto quello che riguarda gli studenti. Allora raccontaci un po' e poi passeremo a Caterina di Napoli. Intanto eh, ci inseriamo nel tema, dico siamo in ballo anche noi. Sì, <ride> bravo, battuta. Eh, giusto per inserirci nel tema della giornata, è eh, è una questione di attualità, nel senso che il Consiglio europeo eh, per le questioni eh, studentesche ha eh, patrocinato, dichiarato di patrocinare di sostenere, significa anche con tutta eh, la loro rappresentanza europea, anche il loro supporto istituzionale, significa la partecipazione dei parlamentari europei, del Commissario europeo a questi quattro giorni che noi abbiamo pensato di organizzare in autunno. In autunno perché? Perché è un momento di inizio delle attività accademiche, nelle quali impostare la riflessione su alcuni temi del diritto allo studio, dei servizi che supportano il diritto allo studio, è fondamentale per dare un messaggio chiaro agli studenti dell'impegno delle istituzioni nell'agevolare, è un diritto anche costituzionale, comunque la loro riuscita negli studi e fare diventare anche questo avvenimento, questa esperienza negli anni successivi una festa delle matricole, una festa dei nuovi arrivi. Pensiamo che a Padova ogni anno arrivano più di 10.000 nuovi giovani, abbiamo più di 1.000 Erasmus, è importante che si inseriscano non solo nell'ambito didattico. Ma anche nel tessuto cittadino, in termini di conoscenza della città e di conoscenza delle persone che vivono in città. E il sistema italiano è un sistema dove le città eh, rappresentano i campus, l'università è inserita nelle città, nell'ambito storico, a differenza dell'ambito anglosassone, dove all'inizio dell'anno accademico classicamente vengono organizzati i Welcome Days. Sono giornate di benvenuto nelle quali le associazioni, in particolare giovanili e studentesche, si presentano agli studenti. Creare questa occasione diretta eh, con una visibilità di tutte le associazioni giovanili, un giorno specifico eh, a disposizione per farsi conoscere dai eh, nuovi ragazzi che arrivano a vivere in città per qualche anno diventa un momento importante di integrazione, un'occasione importante per continuare magari anche attività di impegno sportivo, di volontariato che hanno già esercitato a casa, ma anche un'occasione concreta per conoscere persone, ragazzi della stessa età che stanno vivendo le stesse esperienze e quindi crescere dal punto di vista umano, sociale e culturale insieme a quello accademico. Quindi sarà una grande festa dell'accoglienza, vero? Sarà una grande festa dell'accoglienza e noi pensiamo ci saranno circa 5.000 presenze Però... tra l'Italia, e l'Europa, questo Consiglio europeo per le questioni studentesche raccoglie 14 paesi dell'Unione europea, quindi una grande organizzazione, ci supporta dicevo, anche dal punto di vista degli strumenti, anche finanziari, e a livello nazionale ci supporta l'Andiso che è l'Associazione nazionale per gli enti del diritto allo studio universitario, qui ci sono 47 enti che sono iscritti e, e quindi abbiamo ecco, come dire, anche un momento di confronto e un tavolo. Attorno ai temi classici che sono la ristorazione, che sono l'accoglienza, quindi la struttura delle nostre case, e poi tutti i servizi di orientamento, l'attenzione alla disabilità, l'orientamento all'ingresso, l'orientamento al lavoro, un confronto a tutto campo a livello nazionale e a livello europeo per mirare ciascuno a naturalmente traguardi migliori, le best practices, come si dice tecnicamente. Certo. Cioè, vedere quanto ciascuno fa e confrontarci in modo tale da evolvere ciascuno di noi nel dare ciascuno un miglior servizio agli studenti. Io credo che il diritto allo studio sia un'espressione molto concreta e attuale del concetto di cittadinanza europea. Quindi, se cresciamo tutti a un livello parametrato di miglior qualità, è naturale che sarà migliore anche il risultato e l'eccellenza dei nostri ragazzi nella riuscita negli studi e quindi vuol dire anche nella riuscita del Paese nella e nel società. contesto europeo cioè. nell'essere più competitivo, oltre che naturalmente. Garantire ai giovani una soddisfacente riuscita non solo negli studi ma anche nel lavoro che vogliono certo. realizzare. C'è anche Quindi, un programma, vero? Sì, nel progra programma. Diamo qualche noi, indicazione. Certo, eh, sarà eh, è coinvolta la città, ci saranno più di un centinaio di stand diffusi in tutta la città il 30 settembre e eh, ci sarà una festa in piazza, un'accoglienza che noi pensiamo presso la Basilica del Palazzo della Ragione. Il primo di ottobre invece, un momento più eh, concentrato all'università. Qui eh, sarà eh, più eh, eh, concentrata la riflessione sui temi classici del diritto allo studio, quindi eh, anche sul tema della città e della vita universitaria, quindi della residenzialità in città. E qui eh, coinvolgeremo anche dal punto di vista logistico eh, l'aula magna, quindi la realtà della, della città. E, mh, ci saranno momenti di divertimento organizzati dagli stessi studenti. Abbiamo chiesto alle associazioni studentesche di presentare delle proposte. E sono già arrivate più di 40 proposte di iniziative e di organizzazioni, di iniziative di momenti di intrattenimento, di organizzazione di momenti di intrattenimento, tutte molto interessanti. E invece il 2 ottobre vorremmo realizzare al centro San Gaetano un allestimento di tutti i... Una centro forma San di Daitano, banchetti in via Altinati a Padova, a Padova attraverso esattamente un centro culturale, anche di grandi dimensioni: e, um, una dimensione ecco, che ci permette, in termini anche di spazi a disposizione, di avere la visibilità di tutte le associazioni e permettere ai giovani, in particolare alle matricole, di eh, conoscere tutte queste realtà, oltre ad altri momenti di riflessione e di divertimento. Ci sarà anche un coinvolgimento di Venezia. Qui abbiamo la disponibilità della regione per il pomeriggio del 2 per una visita a Venezia, soprattutto per quelli che arriveranno dall'Europa e con l'Erasmus. C'è un coinvolgimento anche della realtà concertistica, pensiamo a quello che viene realizzato al Gran Teatro, vorremmo pensare stiamo già riflettendo su alcune. Eh, soggetti, alcune realtà musicali del mondo contemporaneo giovanile da invitare in quei quattro giorni invece il 3 di ottobre ci sarà una gran caccia al tesoro in tutta la città a squadre Bello. per conoscere la città in un modo divertente e anche collettivo. Quindi tanti eh, studenti che faranno questa ecco, caccia. Ecco, collaboreranno con noi il comune, la provincia, la regione, l'università l'APT, le associazioni giovanili e, e studentesche il eh, conservatorio e eh, tutta una serie di realtà che sono presenti sul territorio e che rappresentano anche tradizionalmente la realtà di riferimento dei giovani universitari quando vivono in città. Un coinvolgimento a tutto campo che, ripeto, secondo, secondo noi eh, potrebbe e dovrà essere riproposto gli anni Venturi come una festa di benvenuto eh, in termini di eh, segnale di accoglienza. Un'altra iniziativa che vogliamo realizzare è l'ospitalità da parte di 100 docenti o persone che lavorano all'università, di 100 ragazzi nuovi, di 100 matricole, almeno per qualche giorno, a dare anche una manifestazione concreta di... Di questa ospitalità che ciascuno di noi nei confronti di queste nuove persone che verranno per un po' di tempo a vivere a Padova vogliamo esercitare, sia come istituzioni ma anche come collettività, bene. Quindi, davvero un grande impegno, una grande sinergia che vede coinvolti molti enti promotori. Certo. Siete decisamente in ballo, Flavio. Quindi, Grazie, in bocca al lupo certo. per tutto. Grazie Buone danze. Quindi, restando sempre in tema di danza, io faccio il cambio di ospite. Chiedo a Caterina di Napoli di arrivare in studio, prego Caterina qui è il bello della diretta, cambio Buongiorno. di ospite Massaggio. salutiamo Flavio Rodeghiero grazie commissario voi, straordinario dell'ESU a presto Flavio a voi. torneremo eh, poi questo. sul tema del, dell'impegno sì. universitario prego allora, Caterina, siediti benvenuta. benvenuta, allora Buongiorno. ti ho fatto già prima una micro presentazione, Caterina di Napoli, direttrice sì. artistica Danza City, sì. che è un'accademia veramente bella e importante ormai insomma sulla scena come si dice da, da anni, che ha sede a Limena, vero in sì. provincia di Padova. Sì. Allora Caterina, oggi parliamo di danza, un argomento che personalmente amo moltissimo perché chi è che non sogna con la danza? È qualcosa che ti proietta subito, ovvero in una dimensione onirica. Magica, magica certo. davvero. Un po' la musica, un po' la bellezza delle ballerine. Tu stessa sei stata ballerina, certo. ovviamente. Quindi di cose da raccontare ho visto qui un curriculum fittissimo. <ride> sì. Ne hai davvero tantissime. Sì. Allora, Caterina, tu intanto non sei di queste parti, ma sei no. d'adozione ormai veneta, napoletana di Napoli. Lo dice anche il cognome, no? Di ovviamente. Napoli, davvero. Di Napoli, non troppo. potresti sì. che essere napoletana. Sì. Allora, raccontaci. Un po', tu sei nata a Napoli? Io sono nata a Napoli e ho iniziato, ovviamente, il percorso della danza a Napoli, in una grande scuola. Poi, sai, Napoli. Tradizionalmente all'ombra del teatro, insomma, ci sono anche diverse grandi accademie, sono, è stata un po' anche la, la patria, la sede di grandissimi ballerini. Lo stesso Teatro San Carlo ha una, sì, un cioè porto di ballo, sì, 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 assolutamente. Di tra l'altro, una parentesi biografica: io personalmente amo molto Napoli perché non te l'ho detto, ma no. mio zio, che purtroppo è mancato, è stato eh, portiere del Napoli per dieci ah, anni beh. con Zoff, era serbo, ah, pacifico, Cuman. Tuo padre se lo ricorderà sicuramente. sicuramente. Sicuramente, uh -huh. quindi mia zia ha vissuto a Napoli, quindi Napoli è un po' di casa come oh, città. Bene. Anche da noi, quindi era una piccola parentesi: calcio quindi e poi... c'è un filo che ci lega un filo, no? davvero che ci lega, Penso, quindi eh. mi fai ancora più simpatia anche per <ride> questo. <Va bene. ride> allora, vera. Napoli, città, oltre che di tradizione calcistica, di tradizione anche molto teatrale, culturale, legata alla danza teatrale, mh. col Teatro San Carlo. Sì. E tu fin da piccola hai sognato? Di io di fare la ballerina, assolutamente. Era proprio, sai, un destino che avevo già immaginato dentro di me, che quindi poi ho perseguito. Sono quasi 35 anni. che Insomma, frequento il mondo Però, della danza. La danza aiuta a tenersi bene in eh, forma, sì, eh, sì, giovane, diciamo sì, diciamo di si direbbe quindi. che hai 35 anni, eh, beh, alle è, spalle. è una realtà dei fatti. Comunque, insomma, inizio lo studio della danza a 8 anni, io poi ho eh, portato a termine tutti i, i 9 anni regolamentari di studio, poi da lì ho iniziato a fare le prime audizioni perché fortemente volevo diventare ballerina. Mm -hmm. e la prima audizione già ehm, a 18 anni praticamente andò bene, per cui... Eh, Scelta per entrare a far parte di un corpo di ballo importante italiano e da lì poi, sai, un po' il lavoro di professionista è un po' una catena, no? cominciano a conoscerti, ho lavorato veramente tantissimo ho per visto, mia fortuna. Adesso citiamo insomma, un, un po' delle tappe di questa carriera artistica. Sì, ho conosciuto tantissimi personaggi veramente importanti anche nel mondo della regia teatrale, perché poi chiaramente il lavoro di ballerina e Ente Lirico non è soltanto relativo alla danza, ma eh, viene anche utilizzato, anche se è un brutto termine, eh, non so, nell'ambito dell'opera lirica, per cui affronti anche delle eh, altre, delle esperienze, diverse, assolutamente assolutamente, in assolutamente. questo senso c'è una grande poliedricità no? sì, anche dell'arte dell della, della danza, beh quindi qui vedo un elenco lunghissimo anche di maestri, tra l'altro molti stranieri sì, no? Sì, quindi c'è certo, anche una formazione certo. davvero di contaminazione forse certo. di generi artistici, ma perché funziona così sai, in realtà lo studio della danza non può essere limitato soltanto al proprio insegnante eh, quotidiano è anche giusto che insomma, gli allievi si confrontino con insegnanti diversi per cui io abitando a Napoli, Napoli era molto viva e lo è tuttora, no? era, molto, era anche un polo di eh, accoglienza per tutti gli insegnanti stranieri artistici che artisti io sono sempre stata anche molto spaleggiata per fortuna dai miei che anche loro avevano, io ho un padre pittore per ah, cui ho passato l'arte, l'infanzia in molto particolare e quindi mi erano mi hanno sempre insomma molto spaleggiato sarà stato appunto contento della vena artistica sì, sì, anche sì, della sì, fila ti sì. avrà fatto qualche dipinto moltissimi, moltissimi. Ah, ecco peccato sì. avrei voluto vedere eh, anche solo <ride> a Napoli no? oppure te ne hai regalati ne hai a casa no ne ho ma sono anche esposti un po' in giro in ah, tante cose ho sempre sognato sì. di essere sono anche da pubblicati un la prossima volta ti porterò mi delle video va bene sì. sono curiosa sicuramente hai anche portato delle immagini molto belle di balletti ti ah, hai sì, coreografato? Solo sì. sì, tu. Sì, sì. Quindi chiedo alla regia di mandare in onda le immagini sì, che possiamo ti... commentare insieme certo. perché c'è solo musica. Prego con le immagini. Eccole allora, queste sono mh, le piccole della scuola Danza City. Ci teniamo a farle vede a fartele vedere perché sono ragazzine molto, molto giovani. Parliamo di. Eh, 13 anni, ecco quindi insomma. Sono qui, bambine che stanno diventando proprio stanno nel, diventando, passaggio sì, nel passaggio Signorinelle. Siccome questo è un pezzettino che hanno, di Modern che hanno ballato ultimamente a Natale in uno spettacolo che abbiamo fatto per il comune di Limena in Barchessa, allora volevo fartele vedere perché sono... Sì, carine, poi volevo che si. Molto sì. carine, poi si capisce eh, già come la formazione avviene sì, in giovane certo, età, no? Certo, quindi a che età cominci a seguire le bambine tu? Ma eh, io ti dirò, eh, accetto bambine dai cinque anni in poi. Però, perché sì. Beh, ci sono scuole che accettano anche bambine più piccole, ah, io non sono molto eh, no. d'accordo, da preferisco molto... A cinque, Beh ma a cinque anni iniziano a fare educazione sì, alla musica, sì. sai educazione al movimento quindi è anche giusto che e iniziare poi hanno, già ad abituare si ad abituare il corpo a formare il pane corpo. e danza, così pane dopo danza, diventano danza, ballerine comunque, sì. ecco ma per diventare ballerine professioniste Caterina è un eh. percorso credo veramente difficile sì, conta molto anche una predisposizione mentale e fisica Direi Cioè, proprio di sì alla fine una che ha il sogno di diventare ballerina ma non ha il physique du role, come si dice no? ha troppo seno ha un, tro un po' sovrappeso eh, sì, non ha la una limitazione delicata sì. no? certo. perché c'è questa immagine comunque della ballerina e terre, come alle etere, alleggiare esatto certo, così certo. soave proprio ci sono delle caratteristiche fondamentali naturalmente l'attitudine e il talento artistico l'attitudine fisica quindi parametri che sono precisissimi eh, e il talento artistico poi devo dirti che questo talento e queste attitudini devono essere anche formati certo. quindi bisogna avere la fortuna sì, ma bisogna anche aver la fortuna di trovare degli insegnanti competenti e validi che possano che poi sviluppare le assolutamente le questa cosa tanta dedizione mm -hmm. il sacrificio è, al, um, è dal punto di vista temporale io non credo al sacrificio sai quello um, non, non costruttivo, quindi distruttivo della danza, sì, ti dico che cosa doloroso. Sì, doloroso, Quello. perché spesso trovo delle persone che mi, fanno, che mi raccontano che il classico è estremamente. Eh... Castrante, no? è un brutto termine, però è così. Invece io penso che il, la danza classica sia di un formativo incredibile. Ma grande disciplina, disciplina per tutta la tua vita, assolutamente, per tutti gli aspetti, no, Ma non in senso negativo, no? di autopunizione, anzi di formazione psicologica incredibile. Ti crea un, un carattere, una personalità, un gli personalità, obiettivi. Sì, veramente sì, lo credo anch'io. Anch Poi c'è questa immagine comunque... Eh, diffusa se vogliamo anche dai mass media dai film no? di queste ballerine che sanguinano i piedi li vedi. Beh, quello un po' è vero, è vero non è, è una leggenda metropolitana, no, 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 è, è diciamo un po' un, uno scatto quasi di che sì. così viene fotografato no? dalla sì, memoria e sì, sì. che collega subito la ballerina comunque a un senso impegno, cioè, di impegno spirito. È un sacrificio che noi amiamo. Moltissimo. Esatto, c'è, non è una leggenda metropolitana, ma lo si fa con passione perché poi vedi queste ballerine. Sì anche appunto un po' nell'iconografia, un po' da questi film, da queste fiction comunque vengono sempre descritte come piene di passione, di determinazione, certo, non certo. ci si arrende mai. Sai, la il passione sogno... non ti fa sentire il sacrificio, non ti fa sentire l'eventuale fatica o sofferenza è il fine no? che comunque ti, ti sprona ad andare avanti per cui certo. ho... cos'è la cosa che ti ha sempre appassionato di più a te Caterina? No, io la adoro la musica, poi comunque io intendo la danza come eh, non relativa a se stessa, non fine a se stessa, è talmente un mondo, talmente pieno di cose, eh, è, una, è una grande pentola in cui mettere tantissime cose, capito? quindi eh, è una delle arti secondo me più complete che che, che, che ci sia, che no? ci sia no? poi è una forma di espressione talmente particolare. Ho detto prima Tersicore, la musa, sì. no? un po' sì. della danza che sì. abita in te, perché sì. alla fine bisogna avere Tersicore dentro per, sì. per seguire certi obiettivi. Perché poi tu da Napoli sei approdata qui in Veneto a Padova. Come Dopo tanti, il passaggio. Beh, no, il passaggio è molto semplice. Non c'entra con la danza, è un fatto. Sono, mi sono trasferita per amore. Ah, beh, fantastico! L'amore perché le regole. <ride> Perché vivevo a Milano, avevo la compagnia di danza e invece il mio attuale marito lavorava qui a Padova, e quindi molto semplicemente mi sono trasferita. Ed è lì che ho iniziato il percorso dell'insegnamento perché fino ad allora invece ero eh, esclusivamente ballerina. E, e a Padova invece mi sono fermata: prima pensavo per poco tempo, avevo ipotizzato di rimanerci ben poco, insomma, comunque, eh, e invece. Sono qui dal 1993. Ah, dal 93, ma la scuola l'hai aperta nel 2002, la 2003? Aperta... Vedevo, no, no, la scuola l'ho aperta tre anni fa, la, scuola, la dan danza, danza City, City come mia collaborazione come professionista, come docente, insomma invece il, il, il lavoro di insegnante inizia nel 93, quindi con diverse collaborazioni di, in, in diversi punti e centri di danza qui a Padova e non solo. Sì, qua vedo insomma, dopo magari citiamo un po' l'elenco nella sì. seconda parte del programma perché sarai con noi appunto anche dopo lo stacchetto pubblicitario perché insomma di cose da dire e da raccontare ce ne sono tantissime. Quindi dicevamo Danza City Alimena, sì. quante allieve hai più o meno? Ma intorno ai 150, Però 160 Insomma, anni. sono grossi sì. numeri quindi sì, sì, sì. è una passione quella della danza che continua ad affascinare molto le ragazze certo, no? dalla prima certo. adolescenza in poi. Hanno meno spirito di sacrificio, devo dirle la verità. Eh, come generazione? Eh, io, sei riuscita anche a fare un'analisi <ride> antropologico-sociologica sì, diciamo, sì, di queste sì, ragazze? Sono, Una volta no. ci si sacrificava di più? Una volta ci si sacrificava di più, io ricordo insomma, mattine in treno per andare a Roma a fare la, la lezione con il particolare maestro e ritornare indietro, cosa adesso impensabile per i ragazzi. Insomma poi comunque danza tutti i giorni, storia della danza, storia della musica, eh, la visione di balletti di repertorio, quindi uno studio che andava molto al di là della classe quotidiana, già certo. eh, dai dieci anni in poi, insomma, adesso sai forse è cresciuto eh, un po' più... nella bambagia. No, questi ragazzi, sì, forse i ragazzi sono più oggi sono un po' più fragili di quello mm -hmm. che eravamo noi perché ci siamo noi dietro come genitori. Mi sì, metto anch'io perché sono genitori anche io. Non solo un'accusa, quindi... ma anche un'analisi certo. no, di come poi questi genitori crescono: crescono i ragazzi. Tu sei insegnante di danza, però sì. in qualche modo diventi anche una persona che ha un sì. contatto diretto con questi ragazzi. Può essere una consigliera, una a volte. sì, sono una confidente anche Una confidente, quindi è sì, 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 un modo anche per capire un po' come, come stanno crescendo no? queste ragazze o anche maschi. E an anche maschi. Hai anche maschi, sì, maschi sì, quindi sì, non, sì. Hai non solo... tantissimi perché ancora sai la danza resta un po', un po il di questi Billy Elliott no? che ti sì, piace sì, pensare. Sì, sì, sì. Questi Billy Elliott, come appunto il famoso film inglese, ha fatto sì. capire molto bene il pregiudizio comunque che c'è ancora sì. verso i maschi, verso che, i maschi che si approcciano approccia certo. appunto danza che poi è sbagliatissimo perché invece i maschi sarebbero coccolatissimi e sono coccolatissimi esatto, ne... proprio perché sono tutte donne quindi ah, pochi, sarebbe capito? un bel modo <ride> anzi per conoscere anzi dove essere incentivati per socializzare ancora, certo. sì ma rimane ancora lo stereotipo del macio sì. no? che non deve chiedere mai che quindi calza malcio insomma si fa calcio non si fa. si fa calcio ecco. esatto la danza invece in questo non sono molto furbi no. ma questa è una parentesi, è una parentesi che insomma, apriamo così è un'indicazione magari sì. ci faremo una puntata a parte certo. della Caterina. Allora, ehm, io ti tengo qui con me anche dopo Volentieri. la pubblicità. Eh, amici, vi lascio un paio di minuti con il consueto stacchetto pubblicitario e poi continuiamo a parlare di danza con Caterina di Napoli, direttrice artistica di Danza City, a tra poco. Bentornati amici, siamo sempre in diretta in compagnia di Caterina di Napoli. Ben ritrovata, Caterina, direttrice artistica di Danza City, che è questa accademia molto bella con un largo seguito. ai oltre 100 allievi tra donne, in particolare ragazze, certo. e qualche maschietto eh, a Limena, in provincia di Parma. Sì. Vero, Caterina? Tra l'altro, tu stai anche per fare il sito internet, quindi dopo sì, sì, ecco, sì, sì. sarai reperibile per ogni informazione anche sul sito. Allora, Caterina, stavamo un po' facendo il punto sulla tua carriera fittissima. Sul mondo della danza, hai portato altre immagini che chiedo alla regia perché sono veramente tante: un paio di video e delle foto. Primo video da guardare insieme, così ripercorriamo un po' anche le tappe più importanti no, che hanno segnato la tua carriera. Allora, questo cos'è? Allora, questo qui è un, un, un pezzo che ho coreografato. Adesso, ultimamente l'ho fatto a Natale. Qua sono le ragazze giovani del classico uh -huh. e l'abbiamo messo in scena allo spettacolo di Natale a Limene, infatti qua si vede c'è un palco anche molto piccolino, però ecco vedi uno dei ragazzi che è ecco, Per le rare, sì, <ride> sì in fondo. Coccolatissimo, esatto. chiaramente. Ed è sì, insomma il gruppo del classico, molto ben nutrito, insomma che sto cercando di costruire al meglio naturalmente. Dicevi che sì. meno spirito di sacrificio di una volta sì. hanno questi ragazzi, però tu fai leva sempre sui vecchi metodi un po' legati alla disciplina, un po' alla severità, sei mm. un insegnante. Io sono severa con il sorriso sulle labbra. Eh, però ci vuole la disciplina, sì. se no sì. uno non tira sì. fuori il carattere, non tira sì. fuori i propri talenti. Assolutamente. Però io sono Disciplinante in maniera costruttiva, nel senso che non amo le persone che eh, denigrano, trattano male gli allievi. Sì, non vanno umiliati, non vanno o demoralizzati. demoralizzati no, spronati, anzi, a, ad essere contenti di quello che fanno e a sapere che comunque la danza è chiaramente una disciplina importante, difficile da seguire, ma che è anche una grande formazione psicologica. Per cui io sono, ti ripeto, sempre molto disponibile, sorridente, ho sempre una parola per loro, poi è chiaro che in sala... Bisogna essere disciplinati, bisogna esatto. essere ordinati Bisogna essere credibili comunque no? certo. come insegnanti, come maestri certo. Perché si diventa anche un punto di riferimento sì. non solo per la danza Bisogna dicevi essere che... autorevoli, non autoritari Autorevoli, bravo, lo diceva anche sì. la mia mamma Autorevoli ah, ecco. ma non autoritari Non autoritari. È una sfumatura importantissima ah, C'è una, una differenza sostanziale in effetti certo. Autorevoli eh, significa essere in particolare credibili, degni di certo. stima, di rispetto certo. E un esempio no, certo. da seguire Autoritari spesso è un'imposizione sì. sterile, inutile sì. che non fa assolutamente no. presa magari sui ragazzi certo, certo. Certo. certo, quindi qui vediamo ballerine del classico ma non fai solo classico? no, no, capire. faccio classico, moderno ci sono, c'è cioè, l'hip hop c'è cioè, fino a poco tempo fa avevo anche il flamenco ahimè purtroppo anche una disciplina eh, difficile da affrontare perché non fa parte forse anche della nostra cultura esatto forse. esatto perché bisogna approfondirla anche a livello culturale no? capire anche le ragioni storiche del flamenco eh, però, insomma, ecco, classico e moderno sono i due grandi gruppi, poi c'è un nutritissimo gruppo di hip hop, perché anche l'hip hop fa grande presa sui ragazzi. Comunque però resta scuole. vero che studiare danza classica ti dà comunque la formazione l'ABC più della danza è quella, sì. È vero, resta la forma di danza. Per certo. eccellenza e anche la più difficile comunque. Assolutamente, assolutamente. Cos'è che rende grande un ballerino? Che lo porta magari a diventare uno Roberto Bolle, sto dicendo, tra i nostri attuali piuttosto certo, che certo. Mure, Iemo Barisnikov, insomma i grandi. Il talento. il talento. Quella vena di follia oltre a tutte no, le caratteristiche che abbiamo elencato prima, quindi chiaramente il fisico, la predisposizione, ma è il talento con la T maiuscola. Il ballerino è poi col ballerino. Sì, Però sì, senza sì, talento sì. non si va da nessuna no. parte. Puoi arrivare ad un buon livello senza talento, però comunque però non sarai nel gruppo. Il non diventi davvero. il ballerino. esatto. Chi è il più grande ballerino, secondo te? Uomo, o poi donna. Allora, guarda, io ho amato tantissimo Barishnikov, che adesso è chiaramente una, un ballerino un po' più anzianotto. Però, però l'ho nominato senza che tu me l'avessi detto, ho detto Nureyev Barishnikov. Sì. Quindi Nurev, è, comunque è stato un grandissimo. Ancora. Io preferivo Barishnikov perché Nureyev. Era un po' più anziano di Barisnikov. Mm -hmm. Io, Barisnikov, l'ho vissuto un po' di più. Ed era un ballerino straordinario, eh, molto versatile. Molto... Comunque, la scuola russa resta. La scuola una delle russa, più russa al resta, mondo. sì, una delle. Si è molto evoluta, sai? È un po' cambiata, comunque, si è europeizzata in qualche maniera nelle linee, nelle forme. È comunque cambiata anche la scuola russa. Eh, tra le donne amo molto l'Alessandra Ferri, che comunque è della mia generazione, è un po' sì, più grande. Compagna però... del grande fotografo, esatto, no? Ferri. esatto. Di Ferri, il fotografo l'amo molto perché anche lei è estremamente versatile. Oltre ad avere delle caratteristiche fisiche, sia estetiche, proprio il fisico, mingerlina, esatto. mingherlina. Da sì. bambina ero innamorata della Macarova, che era, è stata una delle. una ballerina. Brutta, anche esteticamente, non affascinante, ma in scena una dea, bellissima. Questo è veramente sì. anche il carisma, no? perché dopo sì. ci deve essere oltre al talento il carisma. Magnetismo, il magnetismo, carisma, per cui ti fai veramente sì. travolgere e coinvolgere da questa bellezza sì. no? della, della danza. Direi proprio di sì. Questo è meraviglioso. Ma ho visto che hai anche collaborato con Carla Fracci o l'hai conosciuta? Sì, raccontaci sì, sì, un sì. po' di più di Beh, la Fracci città. è stata direttrice artistica di Abano Danza nel. 2003, 2003, se non erro, e io ero assistente di direzione artistica. per cui Quindi, quando sei ehm, da Napoli arrivata poi a produrre selletta, sì, è, è esatto, stata una delle tappe importanti. È stata una delle tappe importanti, oltre alle collaborazioni, ti ripeto, con diverse scuole di danza uh -huh. qui di Padova. Ho iniziato a eh, lavorare anche come consulente della danza, e quindi ecco il mandato con Abano Danza. come Beh, Carla Fracci te. resta uno dei nomi insomma importanti comunque nel panorama della Per danza esempio, lei, assolutamente, lei è un esempio. Di una persona non dotatissima mm -hmm. fisicamente, dotata ovviamente brava, sì. però di, grandissime, di grandissimo talento, di grandissimo carisma, grande attrice. Quindi insomma, gloria eh. meritata, fama sì, meritata sì, sì, per sì. Carla Fracci. Oh, sì, direi, di Tra sì. l'altro, si porta anche benissimo, con disinvoltura, sì. l'età, quindi davvero sì. la danza mantiene giovani Speriamo cioè... bene. Ah, sì, dai, <ride> cioè, sì. sei anche tu, a parte che sei giovanissima insomma, sì. prima sì. di arrivare ai tempi della Carla eh, Fracci, beh, insomma, ne, ho ancora un po eh, ne ancora. hai però davvero è qualcosa che mantiene i giovani dentro e fuori, c'è cioè, questa disciplina, questa cultura no? anche della disciplina psicologica e fisica certo. che probabilmente davvero aiutano a mantenere comunque giovane il corpo e la mente certo. quindi io non faccio danza classica però insomma cerco di lo stesso anch'io di impegnarmi un po' a coltivarmi in altro modo allora eh, ci sono anche altre immagini chiedo alla regia di mandare un altro video e poi ci sono anche foto insomma non voglio perdermi nulla Ah, questa è una cosa che ci tenevo a farti vedere questo è il debutto eh, della mia compagnia di danza professionale che si chiama Sud Est Balletto questo debutto è avvenuto ad Abano Danza, nel festival di Abano Danza, l'anno scorso a giugno, eh, nell'ambito della rassegna di danza contemporanea. Io ho un po' eh, miscelato la danza contemporanea con quelli che sono i canoni accademici, i classico-accademici della danza. Eh, questa è la parte finale dello spettacolo ed è uno spettacolo anche un po' di, ma di matrice teatrale. perché... Eh, non so se si sente, ma sotto c'è anche un supporto recitato di un mio carissimo amico attore professionista che lavora con me che è, proprio facciamo coppia fissa artistica da un po' di tempo e questo mh, spettacolo è una cosa un po' particolare perché è tutto preso dal poemetto La terra desolata di Thomas Stern che è un premio Nobel sì. per la letteratura io subisco molto la, la fascinazione del teatro, della recitazione di contaminazioni di sì. generi sì, tra sì, l'altro sì. mi veniva appunto da chiederti come si fa a trovare la propria identità artistica perché anche quello è un passaggio importante Certo. No? Dal essere un'appassionata a diventare poi professionista, devi essere credibile anche con una tua identità certo, assolutamente. Beh, dal punto di vista coreografico, insomma, io mi occupo di coreografia da più di dieci anni. In realtà, eh, lo fai mh, con la sperimentazione. Io inizialmente ero più per la, solo per la danza classica, accademica. Adesso mi piace sperimentare nuove strade. Insomma, infatti. Eh, e ti dico proprio utilizzare il corpo e la danza anche non necessariamente sullo sul supporto musicale ma anche su, sulla voce, certo, sul silenzio ci avvali anche di collaborazioni certo, con sì, grandi sì, artisti sì, insomma sì, con persone sì. che arricchiscono già certo, il tuo bagaglio certo. culturale no, della danza certo. tra l'altro vedo, tra le mille cose che hai fatto insomma leggere tutto l'elenco sarebbe lunghissimo però vedo delle chicche sfiziose per esempio hai partecipato alla presentazione italiana del film Ragazze vincenti con sì, Madonna al Teatro sì. Parioli di Roma coreografata da Luciano Cannito sì. che insomma molto noto adesso certo. lo ricordiamo eh, è in giuria giusto ad Annugi sì, la trasmissione esatto. di Maria De Filippi e Piccolo gossip, insomma, sì, è il nuovo sì, compagno sì. anche di Rossella Brescia, esatto, che esatto. anche lei insomma, è uno di quegli esempi, no, Rossella Brescia, di ballerina che forse perché è un po' maggiorata, non è, non è riuscita a. È una ballerina poi, atipica, atipica, insomma. Atipica, davvero sì, perché sì, è magra, sì. però questo, se non un po' importante, lei sì. ha sempre detto che il suo fisico non le ha permesso poi di andare oltre, magari certo. di diventare un'étoile della scala. Però ha trovato la sua dimensione, certo, questa è, è una cosa importante, importante no? assolutamente. Eh, si tratta di capire i propri talenti, la propria conformazione, certo. la propria poi se uno è bravo non necessariamente deve approdare alla scala, può trovare la popolazione, esatto. Come è successo a lei, è riuscita a diventare anche presentatrice, certo, e certo, showgirl, certo. attrice, insomma, è andata oltre spaziato. Sì. Cannito è un grande coreografo, hai detto Cannito che lo conosci, è Il mio carissimo amico caro amico, allora, napoletano anche lui, volentieri. Qui in trasmissione ha eh, Ci conosciamo da quando eravamo ragazzi, perché comunque lui è napoletano un po' più grande di me, però abbiamo tra l'altro. Eh, quando lui si è trasferito a Roma, ha iniziato la sua avventura anche di coreografo, a parte che è un coreografo di grandissimo talento ed è una persona anche lui molto poliedrica. Eh, il Balletto di Napoli, l'abbiamo un po', io ho partecipato al Balletto di Napoli, alla creazione di questa compagnia. Insomma, eh, eravamo tutti amici, no? È di bello dei, ritrovarsi nel sì, sì, tempo, assolutamente, insomma, poi vedere anche che se fatti dei percorsi di certo, successo comunque no? certo. per gli amici ci si augura sempre il meglio. Certo. Allora, tu sei stata Madonna, okay. ci cioè, hai interpretato proprio. Madonna sì, io, sì perché, film, perché era il film vincenti. quello sul baseball non so se mi sì, sì, viene in mente esatto, esatto uno le protagoniste... delle prime performance cinematografiche esatto, di Madonna esatto credo le, le, che le protagoniste mh, allora una era Madonna e l'altra Gina Davis Gina se non Davis è, di è, Thelma Louise e io ero Gina Madonna Davis. in questo, questa presentazione iniziale la serata era presentata dalla Bonaccorti da Enrica Bonaccorti no? esatto. quindi insomma sei entrata in un circuito anche sì, di sì, volti sì. noti nazional popolari vedo certo, che Partecipato anche a trasmissioni di Rai 1, sì. Pippo Baudo sì, leggo sì, qui sì. serata di gala con Pippo Baudo. Sì. Quindi sì. hai conosciuto il Grande Pippo il Grande Pippo sotto tutti i punti di vista. Anche lui non è napoletano Ma... perché è siciliano, no. però insomma è uno di quelli che è riuscito a fare la storia della Beh, televisione. Pippo Baudo è davvero. Ma è un grandissimo mattatore, lui ha, sì, comunque ti ha fatto un'impressione positiva assolutamente eh. sì. Eh, ha grandi competenze un po' in tutto nella, nello specifico della, dello, della trasmissione, in realtà. Eh, mancava poco che ballasse anche lui. Poi eravamo veramente. perché lui ha veramente competenze in qualsiasi cosa. Molto bravo, molto accentratore, ma insomma vabbè. Sì, si sa che accentratore, eh. però come si suol dire se lo meri, se lo può se anche, lo permettere se lo può permettere. Se lo, se lo, lo permettere, può permettere, sì, È brutto dire. quando sono accentratori quelli e che E non, non possono hanno, esatto, ne parte, insomma. Certo. Eh, quindi esperienza anche Raiuno. Sì. Però. Il tuo sogno era quello di aprire un'accademia no? tutta tua? Eh, non, è, non è propriamente vero, è un sogno che mm. si è sviluppato un po' più avanti, nel senso che di avevo bisogno di conseguenza del dell'insegnamento e mm. dell'esigenza dell di avere uno spazio mio in cui comunque gestire. Uh, il mio lavoro di coreografia, il lavoro di formazione, quindi la scuola Danza City è anche questo, è proprio formazione. Certo, Io, quindi c'è un ruolo uh, anche pedagogico importante, educativo. Sì, sì. ma Allora, il tuo sogno da ragazzino qual era la scala? Non non era ogni di ballerina, eh, eh, l'opera di Parigi? Era quello di diventare Macarova. Ah, quindi avevi <ride> sì, questo innamoramento ho. incredibile per sì, questa Ma sì, Macarova sì, cosa È sì. una ballerina russa. È una Dove? ballerina russa. Stupenda, bravissima. Insomma, se sì, io volevo diventare una grandissima, non grande, grandissima ballerina, poi è chiaro che nella vita, insomma, si fanno, si prendono alcuni percorsi anziché altri. Comunque, io ho fatto anche tante cose. Posso ritenermi soddisfatta. Non ce la insomma. faccio assolutamente a leggere tutto no, quello no, che no, hai fatto. No. Quindi, puoi ritenerti assolutamente <ride> sì, 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 soddisfatta, fiera di te. Poi, si fanno, come hai detto, tu scelte certo. legate anche agli affetti, no? certo. all'amore, che certo. è importante che abbia lo spazio certo. che merita nella vita di una persona. A volte le Ballerine che diventano numero uno devono sacrificare. È perché un po' manca il tempo a volte, quindi è, ecco che sacrifiche la famiglia per, per il lavoro però non è nemmeno giusto insomma esatto non è detto che poi siano felici come magari lo è chi ha fatto anche altre scelte ha fatto certo. la sua famiglia insomma certo. si è trovato una dimensione sicuramente più umana quindi ha detto Macarova mm. certo come donna ha detto Macarova grande Carla Fracci altri nomi di donne di ballerine ha detto Carla la Alessandra, Alessandra Ferri. Ferri guarda per esempio adesso di grandissima ballerina c'è la Zakarova che è questa mm. giovane ballerina russa quindi la scuola russa continua assornare talenti sì, ma sì, sì, sicuramente insomma ma come mi, piace, mi piaceva tantissimo mi piace tuttora Silvi Guillem dell'Opera di Parigi insomma ah, sono sì, tutte sì. ballerine eccellenti insomma dove eh, c'è cioè, vedi questa, questo matrimonio tra grande talento e grande predisposizione fisica e grande scuola ripeto perché non ci insegna, no. il talento deve essere formato deve essere coltivato. coltivato in maniera competente insomma questa è una cosa assolutamente hai importante. portato anche delle immagini chiedo alla regia di mandare darle In onda così una dietro l'altra. sempre ah, rimanendo: sì, credo, sì, questo è sempre del, dello spettacolo Il vento sotto la porta. Eh, io di questo spettacolo ho anche curato i costumi. Anche le, eh, li scrivo spesso anche gli spettacoli. Quindi, insomma, vai ben <coughs> oltre il ruolo di sì, semplice sì, sì, insegnante. Sai sì, sì, ecco. sì, sì, sì. un artista disegno il costume, disegno la scenografia. E mi piace proprio insomma, trovare la completezza no, della, de, dello spettacolo, lo trovo molto, molto importante. Assolutamente, eh, come si chiama questa figura che vediamo? Velopé, la seconda. Velopé, eh? sì. ricordaci un po' di figure, quelle più famose, classiche. Beh, la cosa che di più entusiasma il pubblico. Adesso, ultimamente, ho portato le mie allieve a vedere il Lago dei Cigni. Uh -huh. Sono i 32 fuette al centro, che sono questi giri fatti su un solo piede che compongono la ballerina. Quanto bisogna lavorare, per così bisogna... Eh sì, lì la è sì, 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 la Anni e anni, vero? Poi lì? sono delle ragazze giovani, e, sì, insomma, che. Sono nella mia scuola e sì, poi ci sono tutti i grandi salti che insomma, entusiasmano il pubblico: la tecnica, il virtuosismo, insomma, che è una cosa. Sempre molto, molto bella da vedere. Ma qual è la cosa più importante alla base che una ballerina deve cominciare insomma, ad affinare? Proprio lo stare sulle punte, no, l'elasticità del corpo. È una combinazione di tutte queste cose: l'elasticità, gli equilibri, la, la, ecco, la, la cognizione di se stessi, il controllo di se stessi. Quella è una cosa importantissima che, importantissima che si acquisisce molto avanti nel tempo. Il controllo, cioè decidere. Cosa voglio fare e come poterlo fare, come gestire il corpo. Ma si fanno anche degli esercizi quasi di meditazione per riuscire ad avere padronanza del corpo? Come funziona? C'è un po' di. No, la alla danza base. è anche un po' questo, è filosofia di vita e quindi probabilmente c'è anche una sorta di. Eh, no? Auto, sì, autocontrollo, autocontrollo, autodominio sì, sì, un sì, po' autodominio, no? anche esatto. dei propri muscoli perché dopo sì. c'è quello, no? anche la sì. componente di come dosare le energie, Direi non sprecarle subito no. all'inizio magari di un'esibizione, non utilizzarle in maniera sbagliata, in esatto, maniera errata, certo, canalizzarle nel modo migliore. Sì. Quindi, questo veramente richiede molti anni sì. no? di sacrifici, sì. insomma, sì. Di, quotidiani, di esercizio tra quotidiani. Ecco, sì. Come si strutturano le tue lezioni? I tuoi corsi? Allora, le mie lezioni. Allora... I ragazzi, quelli del corso un po' più professionale, fanno lezioni tutti i giorni, la lezione è di un'ora e mezza. Ah però quando... quindi non è sì. le due o tre volte alla settimana, dai, no, 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 no. professionisti. Esatto, dalle quattro alle cinque volte alla settimana, molto spesso eh, quando ho bisogno di creare la coreografia, tra l'altro adesso sabato scorso ho fatto uno uh -huh. spettacolo in conservatorio perché collaboro molto anche col Pollini. Uh -huh. e, ecco, quindi eh, occupo i ragazzi anche il sabato e la domenica perché chiaramente ho bisogno di tempo per le prove, per la costruzione della coreografia. Però eh, diciamo che compatibilmente con gli studi e con gli impegni temporali dei ragazzi, insomma, la, il percorso giusto sarebbe comunque studiare tutti i giorni, esatto. minimo insomma la classe quotidiana di un'ora e mezza-due. E d'altronde anche eh, tu l'hai fatto, giusto? L'ho fatto A anche io tempo. da quando avevo quindi, 8 anni, quindi insomma, sì. è qualcosa che nel tuo DNA nella sì. tua filosofia di vita. Sì. c'è cioè, mai stato un momento, non so, hai avuto un piccolo incidente fisico, ti sei fatta male? Mi sono fatta hai male. pensato rinuncio, sì. non ce la faccio? No, mi sono fatta male. Questa è una delle ragioni per le quali io poi ho un po' allentato il lavoro di ballerina. Mi sono rotta il, il legamento crociato del ginocchio, e quindi lì ho dovuto necessariamente. Durante prendere... l'allenamento, all durante Stavo facendo delle. Prove, sì, mm. peccato. Mm ha segnato un sì. po' vabbè però vabbè, tutto vabbè comunque sì, esatto insomma, non è... ci sono ripianti ovviamente perché questo ti ha permesso poi sì. di diventare certo. l'insegnante che sei che insomma sicuramente amata sì. apprezzata e anche magari di realizzarti come donna nella famiglia sì. no? perché dopo a sì, sì, volte ci si accanisce con un'ambizione magari sfegatata solo sulla carriera lo ripetiamo certo. e quindi si perde altro certo. allora lì un momento difficoltoso della tua carriera sì. però hai detto non mollo comunque non le mollo le comunque no no è assolutamente è una passione da cui e, Ho insomma... canalizzato no, le mie energie verso un, un altro aspetto della danza, però comunque l'ambiente la della danza è sempre quello. Certo, cosa pensi, Caterina, di questi laboratori creativi, diciamo così, anche televisivi, come amici o saranno famosi? Guarda, io di amici, allora io devo ringraziare amici in quanto mm -hmm. rappresentante della danza, perché amici ha dato una spinta. Eccezionale, ha, dato, ha risvegliato un interesse del talento. La cosa che io non amo è la polemica tra insegnanti perché mm. la trovo molto. Se sì, è un messaggio anche poco è un positivo, costruttivo. Sì. E poi forse bisognerebbe, insomma. Ehm battere di più sul fatto che per diventare ballerini ci vuole tempo, mm. ci vuole tempo e sacrificio, non è una sì, cosa. Se a volte immediata. la televisione ti dà l'idea no, di poter sì. balzare agli onori. Due anni della... di danza faccio il ballerino, esatto. non è così, insomma. Eh, però tutto ciò che risveglia l'interesse sulla disciplina della danza va benissimo, per cui comunque. È... Noi del settore dobbiamo ringraziare anche le trasmissioni fatte sulla danza. Certo, poi fa venire anche voglia, credo, come insegnante, no? Di scoprire tu stessa in prima persona qualche talento, no? C'è certo, anche questa certo, bellezza. Certo, certo. Non so se ti è già capitato, se coltivi comunque il sogno davvero di Beh, portare io ho diversi i ragazzi. ragazzi. Ai sì, 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 Io ho diversi ragazzi, ho un ragazzo adesso che vive a Rotterdam che comunque fa il ballerino, uh -huh. e un, una, un paio di ragazze anche che lavorano come professionisti, per cui. Anche eh, insomma, lì c'è una bella soddisfazione, una bella gratificazione, certo, poi insomma certo. sono ragazzi che vanno supportati dall'insegnante e poi aiutati anche con borse di studio certo, per fare stage all'estero, certo, per formarsi certo, fino in fondo. Certo. E adesso Caterina che progetti hai per Danza City? Cosa, cosa eh, stai coltivando covando? Adesso vabbè, avremo lo spettacolo di fine anno e spero di poter fare anche diversi spettacoli con la compagnia perché poi in realtà <coughs> ho molti lavori già... Eh, creati e quindi mi piacerebbe insomma che entrassero in un circuito di, di spettacoli e, mm -hmm. ma l'importante insomma è portare a termine adesso l'anno di studi in Danza City con i ragazzi per cui quanto ci metti a coreografare, creare, insomma, a darvi? Dipende, a uno dipende dalla musica, dipende da, da chi ho davanti, dipende dall'energia dall che si crea con i miei danzatori. Non è una cosa eh, non posso mai, eh, sì, certo. Non posso mai ipotizzare, ci vorranno due ore per fare un balletto di due minuti, non, non so. Però so, segui dipende. sempre questa ispirazione creativa, sì, quindi sì. di cose in cantiere ne hai sempre tantissime. Sempre tantissime, eh, no. sì. Va bene, insomma c'è un'emozione anche in questo, non sì. solo nello stare sul palco. Certo. Ma ti tremavano le gambe quando... Sempre. Sempre. <ride> sempre. No, perché lì uno si immagina sempre. davvero, avrei fatto anche ovviamente la solista, ho sì, visto sì, che hai sì, moltissime sì, esperienze sì, sì, sì. da solista, quindi entrare sì, sì, lì sì. sul palco... Pensa che non mi ricordavo nemmeno che cosa dovevo fare. No, no, ma ti capisco. A ah. me è capitato non da ballerina, però magari a un esame universitario, certo. piuttosto che a qualche competizione. Sportiva, sì. ognuno insomma, per quello Avevo che il sono le sue passioni, davanti, blackout, era. totale sì, blackout, assolutamente nulla. Poi grande respiro, sì. coraggio, Caterina, motivazione sì. e, e poi cominci. le gambe vanno. Poi le gambe sì. vanno, la musica, certo. forse a sciogliere no, tutta la tensione. Sì, sì, assolutamente. Fantastico, assolutamente. comunque una grande emozione. Sì, e adesso non sei solo insegnante, ma vai anche tu da appassionata a vedere delle opere sì. di danza. Sì sì, 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 più che altro accompagno anche i miei ragazzi, faccio gruppo no, con i miei ragazzi perché è giusto che loro vedano anche i grandi balletti per fortuna adesso è anche alla scala caso, di Milano che rimane ci andremo mh, prossimamente adesso al, al canonico schiaccianoci della, di Natale vediamo è se uno dei miei sogni nel cassetto lo dico allora verrà di invecchiato ho detto io devo riuscire ad andare alla scala di Milano <ride> magari un po' in gran soirée così mi fa certo. piacere anche l'idea romantica sì, se vogliamo no, sì. di andare tutti premiere, eh. brava di dedicarsi e regalarsi una serata certo. indimenticabile perché Davvero, sì. comunque rimane nell'immaginario collettivo la scala, certo. il luogo, no? il tempio della danza certo. in e Italia. il rituale che c'è, no? anche proprio della, della prima, insomma, è una cosa molto importante perché il teatro è, ha mille sfaccettature, no? quindi è anche giusto che si seguano no? determinati rituali. Assolutamente, comunque insomma anche l'Italia rimane uno dei paesi che... Sì. Una grandissima cultura no? sì, per quanto riguarda sì. la danza, non sì, siamo fanalino sì, sì. di coda rispetto a no, no. ma guarda, pensa che i ballerini italiani all'estero sono comunque considerati di grande talento. Adesso e adesso grande... c'è questo fenomeno di Roberto Bolle, davvero tra i grandi ballerini. Assolutamente. A parte che è esteticamente molto bello, certo. cioè, credo che anche l'importanza no? dell'impatto certo. visivo, questo fisico, questo volto angelico, certo. Hanno sicuramente la loro importanza, ma poi grandissimo talento. Certo, no. ma guarda, ti dico molto più in piccolo, sono andata quest'estate a New York. A fare anche un po' un corso di, eh, sai, di rispolveramento certo, no, delle cose perché anche è giusto è, di è aggiornamento. E um, chiacchieravo con degli insegnanti di là e loro mi hanno detto che comunque i ballerini italiani restano a livello artistico e interpretativo comunque i migliori al mondo. Beh, Merito Quindi... anche degli insegnanti. Sicuramente. Dei sicuramente. È Quindi c'è comunque una cultura, si certo. sa che gli italiani navigatori, artisti, certo. amanti della cucina non sono le gente metropolitane, <ride> la vena artistica negli italiani c'è cioè, sempre stata, siamo il bel paese, cresciuti no, con questa bellezza delle opere d'arte, certo. della cultura italiana. Noi respiriamo arte, respiriamo resto arte potrebbe che, essere altrimenti. Certo, eh. credo che anche nella danza certo. non sia insomma solo un, un dirsi così, no, tanto no, 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 per dire c'è cioè una, una realtà oggettiva bene Caterina, io ho finito la chiacchierata, il tempo a disposizione, hai visto è volato, è vero, è vero non pensavo, è vero, non vero, è vero di non pensavo, da è vero. dire, magari ce ne n'erano ancora tantissime sì. ma sarò felice di averti come ospite Molto per volentieri. altre puntate, magari porti anche qualcuno dei tuoi ragazzi, così sentiamo certo. la testimonianza certo. dal vivo del, delle emozioni che provano, qualcun altro dei miei figli insomma, io ne ho certo. più di cento di figli quindi... ne hai più di cento, <ride> caspita <ride> sei una grande chioccia, sì, esatto, esatto davvero l'impegno tuo è manca, allora ricordiamo che sei a Limena in via? In via Breda via Breda vicino è, al Cinesite al cinema è proprio di fronte diciamo, sì, insomma, è. È Padova qui, Ovest, a sì, Padova lo sì. conoscono tutti la multisala cinematografica tu sei proprio lì davanti, sì, Quindi è una scuola molto grande, interessato, insomma, quindi certo. le mamme che ci guardano, mandare magari sì. le ragazzine o anche studenti che ci stanno seguendo, chi vuole fare danza insomma a tutte le età ma accetti certo. anche quelli di 40 accetto, accetto. Accetti, sì. non mandi via nessuno sì, sì, no, no. va bene, allora insomma Bravo, la giusta collocazione per te. Bravo, quello è il punto perché ci può essere la passione poi il percorso professionale è un'altra cosa. Va bene Caterina, io ti ringrazio grazie tantissimo, in bocca al lupo crepi. per tutto, a te e ai tuoi allievi. Amici, salutiamo Caterina di Napoli, io vi aspetto, se vi farà piacere, domani dalle 11 alle 12 a chiacchiere e caffè con altri ospiti e altri caffè da bere in compagnia. Grazie, a domani. Good night.